Stefano Laporta, direttore generale di Ispra, che sta per prendere la parola, oltre ad essere un amico, porta la responsabilità di dirigere l'azione di questo istituto, le cui competenze e la cui operatività incrocia insieme salute, ambiente, sviluppo, cambiamenti climatici, prospettive che, come avete ricavato anche dalle parole di Silvia Velo, in qualche modo sono una scommessa sul futuro, un futuro che investe per prime le nuove generazioni, di cui, ripeto, c'è oggi qui e ci fa enormemente piacere una apprezzatissima testimonianza. Stefano, a te la parola. Mi sono già preparato. Sì, intanto buongiorno. Volevo associarmi ai saluti e ringraziamenti non formali ma sostanziali intanto al sottosegretario Velo e all'assessore Marino, che rappresentano il livello istituzionale, poi a tutti gli altri colleghi, anche direttori di altri o responsabili di altri enti e strutture di ricerca. Consentitemi un particolare saluto al comandante del Corpo Forestale dello Stato, col quale lavoriamo ormai da tempo su materie che ci vedono coinvolti in un tema anche di responsabilità nazionale, nell'ambito ovviamente delle nostre rispettive competenze, ma in una chiave sempre più sinergica. Un ringraziamento particolare anche alla società geografica che ci ospita e che ospita non solo questo ma una parte consistente e rilevante dei nostri eventi come Istituto Superiore di Protezione e Ricerca Ambientale. La scelta di questa location non è casuale, come ho già avuto modo di dire, rappresenta un punto, un patrimonio di conoscenza da sotto il profilo tecnico, culturale, ambientale, che noi vogliamo in qualche modo valorizzare e che ben si lega alle tematiche ambientali. Quindi ringrazio anche il direttore e lo assicuro che sicuramente svilupperemo insieme ulteriori attività e ulteriori segmenti di ricerca. Infine, due ringraziamenti sentiti. Uno va ai colleghi del Ministero e dell'ISPRA, in particolare lasciatemi fare un ringraziamento più sentito ai colleghi dell'ISPRA per aver organizzato questo evento, quindi sia quelli dei dipartimenti interessati, c'è qui il capo del Dipartimento Natura, ho visto in sala, poi altri colleghi, sia i colleghi del Servizio Comunicazione, sui quali grava la responsabilità degli eventi e sui quali grava soprattutto supportare il loro direttore quando poi si tratta di organizzare e di mettere in pratica gli eventi, così come il mio ufficio stampa che vedo qui presente. E un ringraziamento sentito, e poi la faccio finita, a Massimiliano Atelli, non solo per l'amicizia, ma perché vi assicuro che non è facile di questi tempi presiedere un comitato ministeriale, soprattutto in un'epoca di risorse scarse, metterci tempo, impegno, dedizione e soprattutto passione, però credo che i risultati come quello di oggi, la giornata, che non è solo un momento celebrativo ma vuole costituire un momento di riflessione, la presenza in questa sala soprattutto di tanti ragazzi, mi legherò subito al mio intervento, denotano che forse siamo sulla strada giusta e che stiamo parlando degli alberi non come di una cosa o di un elemento, se volete, quasi pittorico o folcloristico, ma come di un valore importante, essenziale per le nostre comunità. E quindi, riprendendo questo concetto, riprendendo anche quello che diceva prima l'assessore Marino, ringraziando i colleghi, in particolare Attilio Castellucci che mi assisterà tecnicamente nella mia esposizione, volevo appunto fare una chiacchierata, mi permetterete, forse non tanto tecnica, ma che lega un po' il significato dell'albero come elemento valoriale nella vita degli uomini sin dai tempi più remoti. Se noi prendiamo, andiamo avanti, grazie Attilio, la prima slide, ecco, vedete qui gli alberi sono ovunque, crescono nelle condizioni più diverse, in ogni latitudine, in ogni clima, multiformi, poliformici, sempre però vicini, direi quasi connaturati all'esperienza di ciascuno di noi. I ragazzi sono qui, quanti di voi sono ogni tanto d'estate, anche d'inverno, diciamo, anche quando non andate a scuola, anch'io qualche volta, insomma, lo confesso, qualche giorno non ci sono andato, come abbiamo impiegato? A me è capitato spesso di passare qualche ora sotto l'albero a mangiare qualcosa o anche allora a fumare una sigaretta con i miei amici. E quindi sono connaturati alla nostra esperienza, quasi alla nostra vita di ogni giorno. L'albero è un alleato dell'uomo perché sin dai tempi più remoti ha donato rifugio, sollievo, ci ha protetto, ha donato cibo, fibre, legname, che ci hanno comunque permesso di andare avanti e di costruire una quantità di beni utili per l'uso giornaliero ordinario. E l'albero
e vorrei anche partire da questa connotazione, racchiude, se volete, il concetto stesso di vita nella sua essenza. Basta pensare al seme che cade a terra e che poi genera la pianta e quindi l'albero. E questo sin dalle culture più antiche, dalla Mesopotamia, alla cultura egiziana, alla cultura cristiano-giudaica, le culture nordiche, sudamericane, asiatiche, adesso lo vedremo in questa rapida carrellata, l'albero è stato sempre presente nella storia e nella tradizione popolare. Ovviamente, perdonerete qualche riferimento autobiografico, io sono di origine salentina, quindi ho, diciamo, utilizzato appieno dei riferimenti che provengono dalla mia terra. Tanti sono gli appellativi attribuiti all'albero, ma sicuramente il più fedele alla sua natura è quello di albero della vita, così come di albero cosmico. Per esprimere questo concetto io ho voluto citare un'immagine che rappresenta, che a me è molto cara, che rappresenta il mosaico della cattedrale di Otranto, che ricopre tutto il pavimento delle tre navate, vedete questo mosaico, e che è stato realizzato tra il 1163 e il 1165, e che rappresenta le principali rappresentazioni della storia umana a partire dal peccato originale. È una storia che viene dipanata e in qualche modo espressa mediante gli alberi. Andiamo avanti. Ma l'immagine precedente è solo una delle migliaia di raffigurazioni di questo soggetto. Voglio farvi vedere tra gli affreschi, in questa slide, tra cui gli affreschi del refettorio della Basilica di Santa Croce a Firenze, realizzati da Taddeo Gaddi nel XIV secolo, oppure a destra il dipinto di Pacino di Buonaguida del XIX secolo, dove la stessa figura di Gesù Cristo diventa l'asse di una simmetria di una sorta di Vangelo illustrato. In questa slide invece possiamo vedere come l'albero, come simbolo ancestrale, è presente in tutte le civiltà con significati abbastanza simili, sempre legati alla nascita, alla rigenerazione, all'energia vitale. Ecco, in questa immagine l'albero della vita entra nell'arte islamica. Siamo alla fine del XVI secolo. E poi arriviamo al secolo scorso, come gli alberi della vita secondo Chagall e Matisse. Il primo ha realizzato un albero della vita sulla vetrata di una cappella nella cittadina francese di Vence nel periodo tra il 1948 e il 1951, mentre il secondo dipinge un albero della vita che vuole racchiudere tutti i significati che l'albero ha avuto nella storia, simbolo divino e religioso, forza primitiva di rigenerazione, armonia, amore universale e spiritualità. E questa è una slide in cui voglio semplicemente farvi riflettere sull'albero inteso come rappresentazione della vitalità del cosmo, dell'intero pianeta, l'aspetto di rinnovamento, di rinascita, di rigenerazione. E questa immagine si esprime specialmente con gli alberi a foglie caduche, i quali si sfrondano e si rinverdiscono periodicamente, mettendo in evidenza questa loro caratteristica. E in effetti basta osservare le mutazioni di un albero nel susseguirsi delle stagioni per capire la vitalità che racchiude ogni singolo albero che noi incontriamo. E adesso, per la gioia dei ragazzi, un'altra rappresentazione che in qualche modo rappresenta il valore fortemente simbolico dell'albero. Questa immagine, come credo, anzi sono certo che a voi tutti noto, rappresenta un'immagine che rappresenta la Divina Commedia, il luogo simbolico in cui Dante si smarrisce all'inizio del poema. Nel mezzo del cammino di nostra vita mi ritrovai in una selva oscura. La selva quindi diventa l'allegoria del peccato in cui ogni uomo può perdersi nel cammino della vita. Dante la descrive come selvaggia, aspra, forte, tanto amara che la morte lo è poco di più. Andiamo avanti. E passando ai giorni nostri, poi finisco questi riferimenti di carattere religioso, filosofico e letterario. Non so quanti di voi hanno letto Il barone rampante di Italo Calvino, ma se non l'avete fatto, permettetemi di suggerirvi di farlo. Ecco, Il barone rampante di Italo Calvino, il personaggio principale, Cosimo, inizia il suo viaggio nel giardino della tenuta del barone, ai boschi del circondario, fino alle terre lontane, sempre collegate per via vegetale, una sorta di ponte costruito, se volete, da piante e da alberi. E in qualche modo Cosimo rappresenta un ambientalista ante litteram, un esponente antesignano della cultura ecologista ambientalista. Cito solo questa frase del libro che secondo me rappresenta bene questa situazione. Bastò l'avvento di generazioni più scriteriate, scrive Italo Calvino, di imprevidente avidità, gente non amica di nulla neppure di se stessa, e tutto è cambiato e nessun Cosimo potrà più incedere per gli alberi. Questa slide rappresenta le foglie di un albero che credo sia noto a tutti, Pioppo, ma come forse non tutti sanno, il nome Pioppo
lo fa notare Jacques Brosse nel saggio Mitologia degli alberi, è un onomatopeico del rumore prodotto dalle foglie del lungo picciolo al passare del vento. Non si chiama così a caso, e il nome pioppa ha un significato. Dal nome della pianta deriva il termine populus, cioè popolo, perché produce un vocio simile a quello delle foglie del pioppo, che parlano lo stesso linguaggio. Quindi il linguaggio dà identità a una comunità, e torniamo al valore identitario a cui prima anche l'assessore faceva riferimento. Ma la dimensione identitaria la troviamo anche in altri nomi e in altre onomatopee di nomi: l'aulea europea per l'olivo, il pioppo di Lombardia, lontano napoletano e così via. Torno alla mia origine. Il nome degli alberi diviene anche nome delle comunità di villaggi e di paesi: Rovereto, Frassineto, Querceto, Lecce. Vi ho rappresentato il simbolo della città, e dove appunto si vede l'albero di Lecce che diventa l'emblema del comune. Ma i nomi degli alberi sono anche molti cognomi di persone con i quali viviamo ogni giorno: Quercia, Frassineto e così via. Passando invece ad argomenti di carattere più ambientale. La Convenzione sulla diversità biologica definisce la biodiversità come la varietà e variabilità degli organismi viventi, compresi gli ecosistemi terrestri, marini ed altri sistemi acquatici, i complessi ecologici di cui fanno parte. Ciò include la diversità all'interno delle specie, tra specie, degli ecosistemi. La Convenzione quindi arriva a includere la dimensione culturale della biodiversità, ossia l'identità di ciascun popolo, il dialetto, le varietà coltivate, gli alimenti, il folklore, che rappresentano le diversità culturali che si sono evolute nel corso della storia, differenti da un luogo ad un altro. In questa slide volevo presentarvi un concetto e una situazione, un documento che è stato approvato a livello comunitario nel 2005. La dimensione culturale è una delle categorie dei servizi ambientali forniti dal capitale naturale di cui gli alberi sono una componente integrante, così come sono stati sistemizzati appunto nel 2005 dal Millennium Ecosystem Assessment. Abbiamo i servizi di fornitura, i servizi di regolazione, i servizi di supporto ed infine, ma come si dice last but not least, i servizi culturali. In questa slide c'è l'enucleazione di quelle che possono essere le varie funzioni degli alberi, così come poi definite a livello internazionale. Non ve le cito tutte quante, ma rappresentano in qualche modo tutto ciò di cui abbiamo già detto e di cui adesso vi dirò brevemente facendovi vedere alcune slide. Gli alberi, per esempio, forniscono energia per l'industria. Andiamo avanti. Ovvero gli alberi producono legno e fibre per l'industria. Ovvero ancora, anche qui lo diceva prima l'assessore Marino, le alberi servono a moderare gli eventi estremi e gli impatti, mitigano gli impatti dei cambiamenti climatici, proteggono i corsi d'acqua e le coste dall'erosione, regolano le popolazioni di organismi patogeni presenti nelle nostre foreste, nei nostri parchi. E inoltre, anche se questa immagine rappresenta una situazione tipica del secolo scorso, forniscono energia rinnovabile in sostituzione di fonti fossili che sono disponibili anche localmente. Ed ancora, gli alberi assorbono l'anidride carbonica e immagazzinano carbonio per lunghi periodi, riducendo l'effetto clima, producono sostanze di base per l'industria farmaceutica e chimica, decompongono rifiuti e servono alla decontaminazione di suoli e acque inquinate, producono cibo, generano, conservano e mantengono la fertilità dei suoli e il ciclo di nutrienti. Gli alberi, infine, costruiscono il paesaggio e in qualche modo lo rendono unico e differente l'uno dall'altro. Per tutte queste ragioni che vi ho detto, mi rivolgo soprattutto ai ragazzi, è importante proteggere ogni singolo albero. Molto spesso da ragazzi siamo tentati con i coltellini di incidere qualcosa sugli alberi, a volte è anche simpatico, qualche anno fa, 20 anni fa, incidevamo i nomi, il cuore con i nomi, le iniziali della coppia. Ecco, magari quello, se intanto pensate a quanto vi ho detto, ve lo potete anche in qualche modo risparmiare. Nel corso degli anni sono stati censiti però gli alberi monumentali. Il Corpo Forestale dello Stato, quasi oltre 30 anni fa, nel 1982, aveva effettuato un primo censimento da cui erano stati censiti nel nostro paese 1255 alberi monumentali. Nel 2010, cioè 30 anni dopo, gli alberi monumentali nel nostro paese sono 2000, di cui 150 di eccezionale valore
ambientale, monumentale, scientifico. Sono considerati dei veri e propri monumenti viventi. Basti pensare, ne cito uno per tutti, al cipresso di San Francesco a Villa Verrucchio, che è stato immortalato da Giotto nel XII secolo. Mi avvio rapidamente alla conclusione. Qua vedete un sito, il monumento al Tris, cioè è il sito che, se volete, poi ve lo potete andare a guardare, riguarda proprio gli alberi monumentali censiti a livello internazionale. Faccio solo presente le ultime due cifre nella slide alla vostra, in basso a sinistra, il numero degli alberi nel registro, che sono oltre 18.000, sono quasi 18.500, significa che nel mondo abbiamo questa quantità, questo valore, se volete, di alberi monumentali presenti, oltre 36.000 foto. Ecco, mi avvio alla conclusione. Quanti di voi conoscono questo ritratto, che è molto famoso? Custodire gli alberi monumentali dunque diventa un dovere, perché sono un vero e proprio bene dell'umanità. Questo è un dipinto molto famoso di Manet, lo dico in italiano e in francese, Le déjeuner sur l'herbe, pranzo o colazione, come volete, sull'erba. È un ritratto è un dipinto del 1863 che già in qualche modo prefigura, contiene sullo sfondo un albero monumentale. Però non basta solo proteggere gli alberi, è necessario anche intervenire proattivamente, oltre all'approccio conservativo, sotto il profilo del restauro di boschi esistenti e di costituzione di nuovi boschi. Uno studio del World Resource Institute stima che in Italia siano disponibili circa 9 milioni e mezzo di ettari per interventi di restauro forestale, di cui la gran parte per interventi in piccola scala, che rendono anche più efficace temi di cui tutti oggi stiamo sentendo parlare, quali la difesa del suolo e la messa in sicurezza del territorio. Tutti questi interventi vanno promossi, tra questi interventi, scusate, vanno promossi anche i programmi spontanei. Per esempio, qui ve ne ho citato uno, il The Billion Tree Campaign, una campagna svolta da organismi internazionali che mirano appunto a diffondere la cultura dell'albero e il valore dell'albero stesso. Concludo citandovi un proverbio che lascio ai ragazzi. Qual è il periodo migliore per piantare un albero? 20 anni fa, la risposta è ovvia, perché in 20 anni più o meno l'albero cresce e si sviluppa. Ma qual è il secondo periodo migliore per piantare un albero? Adesso. Ecco ragazzi, il momento è adesso. Piantate anche voi un albero per continuare a mantenere intatto un valore fondamentale per la nostra vita di ogni giorno. Grazie. Oh, scusa Max, devo ovviamente ringraziare i colleghi di Ispra che sono i miei ispiratori, suggeritori. Non posso iscrivere tutti gli interventi da solo, quindi molte delle suggestioni che in qualche modo ci scambiamo sono dovute alla passione, alla competenza e all'abnegazione, anche alla sopportazione nei miei confronti dei colleghi, che ovviamente ringrazio. Beh, hanno suggerito benissimo, perché in realtà le suggestioni non erano molte, ma a mio avviso moltissime, e anticipo che ti chiederemo, anzi ti sottrarremo, relazione per pubblicarla sul sito del Comitato, una relazione di speciale ricchezza e mi sembra di evidente passione nell'esposizione. Mi hanno colpito alcune cose nelle parole che hai speso, in particolare, qui lo dico a titolo personale perché si tratta un po' di una provocazione, mi ha molto colpito il riferimento all'albero della vita, alla sua storia nelle rappresentazioni dell'arte italiana che si sono stratificate nel corso dei secoli. Il caso curioso è che, siccome poi la storia per certi versi è anche beffarda, no? Per certi aspetti, l'albero della vita è in questo momento è il protagonista controverso e molto discusso del più grande evento che si svolgerà in Italia nel 2015, cioè l'Expo, che tende a proporre al mondo un diverso modo di alimentarsi e di usare il suolo per raggiungere questo obiettivo. Il collega Cantone dell'Autorità Anticorruzione ha messo in discussione le modalità con le quali era stata avviata la realizzazione di questa opera, che si trova all'ingresso dell'area espositiva, dovrebbe trovarsi secondo le intenzioni all'ingresso dell'area espositiva di Expo, e quindi dovrebbe diventarne il naturale biglietto da visita. È una grande installazione, molto alta, molto ricca di aspetti anche tecnologici,
A questo punto però, diciamo, le riserve che sono state avanzate mettono in discussione la concreta fattibilità nel residuo tempo che rimane da qui sino a maggio del 2015. Allora io non so, come ovviamente non posso sapere come questa vicenda finirà, se quella idea di albero della vita riuscirà ad essere davvero realizzata oppure no. Insomma, in sala ci sono tra l'altro alcuni esponenti, diciamo così, di particolare rilievo della vita culturale milanese e anche della vita del mondo delle professioni. Parlo e penso soprattutto a Franco Iseppi e a Leopoldo Freri. Mi domando se, qualora questa idea non dovesse avere una felice realizzazione nel residuo tempo a disposizione, non si possa fare lo stesso l'albero della vita, ma nella forma più naturale possibile. Sarebbe, secondo me, un bellissimo modo di recuperare l'ispirazione originaria senza concedere nulla all'ombra del sospetto sul modo nel quale un'idea si traduce in realtà. C'è poi una seconda cosa che ho ricavato dalle parole di Stefano, ed è il riferimento all'operazione di censimento che per primo nella storia repubblicana del nostro paese ha avviato e portato molto avanti il Corpo Forestale dello Stato. Noi abbiamo oggi la fortuna di avere con noi il capo del Corpo Forestale, l'amico Cesare Patrone, al quale sto per dare la parola. Il Corpo Forestale è in questa storia del verde pubblico un protagonista assoluto per una serie di motivi, non uno soltanto, che sono ben simboleggiati dal fatto che quando il normatore ha deciso di stabilire qual era doveva essere la composizione del Comitato Nazionale per lo Sviluppo del Verde Pubblico, ha stabilito che il capo del Corpo Forestale ne dovesse far parte di diritto, quindi lui è anche uno di noi, uno dei componenti del Comitato, di cui vedo altri membri in sala che ringrazio ovviamente. Ma il Corpo Forestale non soltanto è stato il primo a realizzare questa operazione di censimento che ha raggiunto uno stadio molto avanzato, è stato un precursore, ha segnato la strada sulla quale si sono poste anche le regioni dopo di lui e in qualche modo ha anticipato questo tema che è stato poi portato a sistema dalla legge 10 del 2013. Ora, la ragione di questo censimento è quella che è stata ben chiarita da Stefano: si tratta in molti casi di veri e propri monumenti vegetali che sono un pezzo della nostra storia, un pezzo della nostra cultura, segnano e marcano con un tratto fortemente identitario il nostro territorio. È giusto quindi che ricevano un livello di protezione più elevata. Nell'ambito della legge 10 del 2013 una previsione è stata dedicata proprio a questo tema. Gli alberi monumentali vanno protetti di più, in misura maggiore rispetto agli altri alberi. Occorre quindi che qualcuno se ne occupi e se ne devono occupare fondamentalmente i tutori della legge. La magistratura, e per questo doveva essere qui con noi stamattina Paola Balducci, che è componente del Consiglio Superiore della Magistratura, una cara amica, purtroppo anche lei è stata trattenuta nei lavori della sottocommissione molto delicata che presiede. Al suo posto sarà presente una collega, un magistrato ordinario molto molto apprezzata per la sua competenza, per la sua serietà, che anche nel direttivo dell'Associazione Nazionale Magistrati ci raggiungerà più tardi, ma accanto alla magistratura un ruolo fondamentale è svolto dagli organi di polizia. Fra gli organi di polizia, certamente dal nostro punto di vista, il Corpo Forestale, nella Giornata Nazionale degli Alberi che oggi per legge celebriamo, ha il posto di prima fila. Anche su questo mi sento, come dire, di spendere una provocazione a titolo personale. Non sono sicuro, è una mia personale idea, ma non ho timore di svelarla, che riguardo ai corpi di polizia giudiziaria si possa fare una valutazione di tipo neutrale. Ci sono delle situazioni in cui probabilmente la politica e l'algebra non sono riducibili allo stesso metro di ragionamento. Io credo che la specificità di una polizia che si occupi di salvaguardare ciò che è scommessa sul futuro, investimento sul futuro, a vantaggio soprattutto delle generazioni che verranno, richieda, imponga, necessiti di una considerazione
a sé, separata. Insisto, non credo che su tutto politica e algebra possano essere in piena sintonia. Credo che questo sia uno dei casi in cui probabilmente occorra fare una considerazione che prescinda, magari non in tutto, ma in buona parte dall'algebra.